Ciao a tutti e ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed Unity. Dovrebbe essere il 6, dico dovrebbe perché ho appena registrato un paio di episodi in cui cercavo di... Aspetta, aspetta. Sarà peggio per te, te lo assicuro. Uccidi. Non mi piace essere aggredito. Puttana. Ok, in cui stavo dicendo, provo a fare sta missione di trovare i calici a Notre Dame. Provo ad andare sopra, ho anche sbloccato l'aquilotta là sopra, tra l'altro. Provo a fare la missione. Allora, provo ad andare sopra a vedere se le finestre sono aperte. Ci sono alcune finestre aperte, però solamente se hai la come si chiama, l'abilità scassinatore, quindi non posso farle. E poi ci sono le fogne, ma nelle fogne per entrare in una certa stanza hai bisogno di certi meccanismi, che là non si trova un cazzo. E ho detto vaffanculo, facciamo la missione principale e chi si è visto si è visto. Madonna quanti pennacchi che c'hai, cosa fai? Allora io vorrei un montacarichi, che devo ancora provare il montacarichi. Mi sa che l'animazione è la stessa del 4, però vorrei provarlo, sai com'è. Un cane! Non me lo fai pettare. Sul 4 si poteva. Ah boh. Ecco, vedete i segni di Assassin's Creed là nella minimappa? Ecco, lì sono le missioni secondarie. E sono una rottura, credetemi. Allora, 60. Almeno questa qua che ho provato io è una rottura, poi non so. Andiamo per di qua. Sinistra. Ora, dovrei anche aver risolto il problema del lag. Perché Assassin's Creed Unity, magicamente, lui fa in modo che quando tu l'avvii è il processo con la priorità maggiore e quindi i sistemi di recording vanno a puttane. È questo quello che è successo. Un normale indirizzo. E quindi boh, ho tolto la priorità e ora non dovrebbe laggare, si spera. Ho fatto prima delle prove e non laggava, quindi spero che non laghi neanche adesso. Allora, cosa devo fare? Indaga nella Saint-Chapelle di Stamichi. Andiamo. Ovviamente non si può entrare, ma che te lo chiedono anche a fare? Assassin's Creed, si entra dalle finestre o robe del genere. Dai su, sali. Non sale. Là, per forza è là. Ma cosa? Hai problemi? Guarda, è là un metro. È un bambino speciale lui. Ok, vediamo se di qua riusciamo a fare qualcosa. Ho i miei dubbi in realtà, però vediamo. Ah, sì che si entra. Ma che bellina. Cos'è, con l'incenso o droga? Quando smetterai di ragionare con il sedere, vieni da noi. Indaga nella Saint-Chapelle. Ah, io indagare sto indagando. Non so perché non voglio andare da sopra. Posso andarci? Mi sa di sì. E addirittura sui mosaici. Vai così. Non so cosa sto facendo e dove sta andando. Ma a me è fottissega. Ma guarda Teo, io non lo so. Allora vediamo, quando c'è qualcosa. Quando smetterai di ragionare con il sedere, vieni da noi. Non so dove devo andare, sinceramente. Ah, di là. Mi sa che devo andare di là. Vai, salta. Ok. Ma no! Ma sei coglione, madonna. Cioè, fai salire da di qua. Guarda che ce la fai. Cos'è sta robetta? C'entra di sicuro. Grazie a cazzo. Mettilo dentro. Il medaglione. Ce la fai? Beh, dovrebbe essere facile. Ecco, ora mettici sopra la lente. Vedi che... Oh, l'hai visto che è uscito il tappetino colorato? Il tappetino colorato è figo. E la madonna. Io capisco tutto, ma che cazzo mi serve sta roba? Indaga nella Saint-Chapelle. Ancora. Mi sa che non è dall'altra parte.
Io non lo so, davvero, io non lo so. Ok. Ma no, ci voleva tanto. Ma... Oh, ma... No, lascia stare. Lascia stare, ti prego. Lascia stare, non ne parlare neanche. Fai finta che non sia successo nulla, ma... Per il nostro bene comune, vaffanculo. Cioè, sul serio. Sul serio? Io non lo so, davvero. Lasciamo stare. Cosa sono, scarafaggi? Ci hai messo tanto, idiota. Cos'è questo posto? Un rifugio. Qui studiamo e ci addestriamo. Lontano da sguardi indiscreti. Capito. Sono finito in un'altra prigione. Non è una prigione. Più o meno. Questa è una rete. Da questi tunnel si raggiunge qualsiasi punto della città senza farsi vedere. Abbiamo occhio ovunque. Davvero? Non mi sembra che si veda molto. Non preferiresti avere un po' di panorama? Utilizziamo questo posto da 600 anni, idiota. Sì, ma se la smetti di chiamarmi e idiota. E da quando sei qui da solo al buio ad aspettarmi? Non molto. Guillaume ti ha visto dal campanile. Ah, ok. Ciao. Come fai? Un'entrata notevole. Mi prende in giro. Ma... No, no. Davvero. Molto teatrale. Zitto. No, ma che roba. Ci siamo. Il candidato si avvicini. Ma sei io il candidato? The fuck? Chi è quello grande maestro di sta ceppa? Allora, il figlio di Charles Dorian torna da noi. Bellac dubitava che venissi. Hai cambiato idea? Sono stanco dei miei continui fallimenti. Il signor della Serre, mio padre. Io voglio rimediare. La morte del gran maestro della Serre pesa su di te. Perché? Impugnavi tu la lama? Ha importanza? La colpa è comunque mia. È schiacciato dalla colpa. Tu ti fidi davvero di lui? Sì, mi fido. Perché è in grado di affrontare tutte le prove. E può fare grandi cose. Grazie per la fiducia, però. Dall'oscurità entrerai nella luce. Dalla luce tornerai nell'oscurità. Sei pronto a compiere la via dell'Aquila? In realtà anche no. Se è il vostro modo di chiedermi se voglio aiutarvi, sì. Allora bevi. Ma sempre cose drogate qua. Adesso, bevi. Sicuro che c'ha qualche sostanza graviosa all'interno, eh? Pazzo, pazzo. Ora le peggio allucinazioni, mi tocca fare i salti tra i palazzi mentre non capisco un cazzo. Che t'avevo detto io? Visto? Ora muoiono tutti, muoiono. Ok. Cosa succede? Ehi! La madonna, cos'è sto posto? E vabbè! C'è un quadro gigante là, mi sa che mi devo buttare. Allora, io mi butto. Esatto, mi devo buttare. Vabbè, abbastanza figo, devo ammetterlo. Abbastanza figo. C'hai ragione pure Ubisoft, abbastanza figa sta roba. E tende al vento, non si capisce un cazzo. E continuiamo. Oh. Non posso venire, padre. Forza, figlio. Oh, madonna. Io tornerò quando la lancetta arriverà in città. E non devi combinare. Padre, dov'è il ragazzo? Padre, eccomi! Sono qui! Ma
questo è l'SD pesante, questa è roba buona proprio. Ma tanto buona. Questo deve aver pagato un botto, sinceramente. Sono anche morto! Madonna. Spero che ci sia il checkpoint, se no ti picchio. Ti picchio? Va che ti picchio, madonna, se ti picchio. Mettimelo il checkpoint. Non mi ha messo il checkpoint. Padre, dov'è il ragazzo? Beh, dai, ce la si fa. Sono qui! Dai, su. Hanno le droghe pesanti proprio. Ok, ora so la posizione delle trappole, in teoria dovrei cavarmela. Posso anche frenare, ok, ok. Bene. Chi l'ha ucciso? Vedi chi l'ha ucciso? È un templare. O un assassino? È un templare, sicuro un templare, se no non ha senso. L, sempre L. Bisogna uccidere L. Troviamo L e uccidiamolo. Poi si sa naturalmente che gli Shinigami mangiano solo mele e allora siamo a posto. Eh? Eh? L'hai capita? Ah, che t'ammazza di botte! Oh, vabbè. Ma pianterai di fare di testa tua. Vieni da me. Pareresti morto. La madonna. Vai, li distraggo io. Sì, a te ti droghi davvero, davvero molto. Questo è peggio di Far Cry 3 quando... quando si fa i tipi mentali con la tizia, non mi ricordo il nome. Se la lascio qui, il signor della serra la vedrà al suo ritorno. Ok. Hai causato parecchio fermento. Che devo dire? What the fuck, ancora? È sempre lui! E la madonna. Ecco, mille assassino ti fanno il culo. Quanto scommetti? No, neanche. Dove devo andare però? Sai che devo andare di qua. Dove c'è la luce maggiore. Chi è? Chi è? Ora non so cosa tu abbia fatto, né come tu lo abbia fatto, ma sei un grandissimo figlio di... Uccidi l'assassino senza farti individuare. Ok, qua non si può andare. La vedo un po' bruttina. Devo fare il giro, devo fare. Che arrampicarmi non posso. Scusa, ti spiace se faccio il giro? Sai com'è? Sono un po'... sto cercando di non farmi vedere troppo. Sì, esatto, sai com'è. Ah, vaffangala a te, a quelli che hai ucciso. No, a quelli che hai ucciso no, però muori lo stesso. Chi è questo? Un uomo barbuto. Aspetta, se la maschera in realtà sei te, perché non è consegnato la lettera? No. Beh, potrebbe anche essere lui, in effetti. La cicatrice è la stessa, in realtà era lui. Ah, ma che lo sapevo.
Mamma mia, proprio, ah, devo fare lo sceneggiatore, devo scrivere proprio. Ah, lascia stare, lascia stare. Ciao. Perché mi fissate? Queste sono le parole degli antenati. Le parole che riassumono il nostro credo. Non affondare la lama nella carne innocente. Nasconditi in piena vista. Non compromettere la confraternita. Scolpisci queste regole nella tua mente. Seguile e sarai elevato. E infrangile e sarai morto. Bella roba. Alzati, assassino. La lama celata. Sì, la lama celata. Arnaud Dorian è morto. È cancellato dal mondo. E i suoi peccati e fallimenti insieme a lui. Stanotte rinasce, adepto della confraternita degli assassini. Ok. Come sapeva come usarla? Non lo sapeva. Bugia, bugia, non sapeva come usarla. Nessuno gliel'ha spiegato. Ah, incongruenze. Ah, ora poi ho le armi, l'equipaggiamento, potenziatori e abilità. Abilità attiva. Cura collettiva. Ma fotte sega, sinceramente. Armi, che armi c'ho? Ha una mano. C'ho la spada con Elsa a cesto. A cesto. Ah, in effetti, martello da guerra. E la madonna. Spada con essa, non letale, perché non letale, poverino? Mazza, questo fa malino. Potrei comprarlo. Falcione dentato proprio deve far male male. Katana, vaffanculo, prendo la katana. Non posso, 25.000. Volevo la katana. Cos'è questa? La sincheda. La sinchedea. 5 dea, perché è italiana. Si va nella una bestia. Spada dell'Eden. Oh madonna. Senti, cosa posso comprare io? Questo sinceramente non mi interessa. Prendo il fioretto. Fioretto sia. Bravo ragazzo. Ora, l'unghie. Oh, no, pure ste robe. No, questo deve essere strafigo da usare. Posso permettermelo? Ma non posso usarlo, mi sa. Eh no, posso usarlo, però sinceramente non è che mi interessi molto. Armi pesanti invece. Pistola, ma pistoletta la prenderei anche. Posso? No, devo avere l'abilità. Fucili, idem. Equipaggiamento, vediamo se c'ho qualcosa. Beh, ok, non me lo mostra neanche. Ma perché non me lo mostra? È tutto bianco? Un altro bug, che bello. Questo è Assassin Bug. Assassin Bug. queste robe costano un po'. Vabbè, per ora teniamoci le cose così normali. Comunque, per questo episodio è tutto. A meno che non ci sia un'altra cazzina. Speriamo di no, perché devo editare questo video. Perché c'è tutta la parte iniziale in cui non capisco come si fa l'enigma. Non si carica. Perfetto. Trallallero, trallalla, shuri shuri shuri, shasha. Bellissimo, insomma. Non si carica. Ah, ecco, un'altra cassina. Perfetto. Ora che conosci la vita dell'assassino, hai voglia di combattere e di unirti a noi? Ma non mi ha detto niente. Va bene, file. Arrivo. Abbiamo rubato un file all'Abstergo il mese scorso e contiene informazioni incredibili. Non condividiamo questa roba con chiunque. Se premerai play, ti unirai agli assassini. Ma se vuoi combattere i Templari, se hai intenzione di salvare il mondo dalle grinfie dell'Abstergo, premi play, siediti e preparati alla verità. Io non ho premuto play. Ah, devo premerlo ora. Vabbè, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi saluto. Ciao, tutti.